Buongiorno amici trader e bentornati ad una nuova puntata con Analisi Tecnica e Finanza Online. Dopo il non evento della BCE che ha confermato la sua politica monetaria, oggi la palla passa al Consiglio Europeo, che dovrà trovare un accordo sul Recovery Plan, il piano di rilancio da 750 miliardi di euro. I leader europei si riuniranno oggi a Bruxelles per discutere delle misure e degli aiuti da mettere in campo per la ripresa dell'economia nel post-Covid. Intanto ieri Christine Lagarde ha ribadito la necessità di una politica monetaria ancora accomodante e soprattutto l'importanza della flessibilità del PEP. Le speranze di nuovi poderosi interventi da parte dell'Unione Europea sostengono le borse europee, che si avviano in leggero rialzo dopo i ribassi di ieri. Sullo sfondo rimangono i timori per il continuo aumento dei contagi, soprattutto negli Stati Uniti. Le tensioni USA-Cina, con l'amministrazione Trump che avrebbe minacciato il divieto di ingresso nel paese membro del Partito Comunista Cinese. In questa puntata di Trading Floor parleremo come sempre di FTSE MIB e di due titoli, FCA ed ENI. Il FTSE MIB parte in rialzo in area 21.400 punti, dopo aver confermato ieri il break dei 20.200 punti. Il prossimo importante ostacolo al rialzo per l'indice è rappresentato dal 61,8% di Fibonacci a 21.155 punti, di tutto il downtrend avviato a febbraio 2020. Questa è una resistenza chiave per la presenza della media mobile 200 periodi. A ribasso invece il supporto chiave si trova nella fascia di prezzo compresa tra 18.481 e 18.000 punti, dove passa anche la trend line alzista che ha accompagnato i corsi da metà febbraio. Sotto tale range possibili ribassi marcati verso 16.700 e 16.000 punti. Scopri certificate leva fissa, long o short di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it. Il titolo FCA negli ultimi mesi sta comportando in maniera molto tecnica, rispettando con grande precisione i livelli chiavi. Ne è esempio il test della external area alzista, costruita sui minimi 19 marzo e 4 aprile, poi bucata inizio maggio. Il test infatti ha avviato le vendite, riportando il titolo direttamente sul supporto degli 8 euro. Qui i prezzi hanno tentato il rimbalzo, riportandosi fin sopra il tracciamento di Fibonacci del 38%, in area 9 euro, di tutto il downtrend avviato a novembre 2019. In tale scenario il break dei 9,3 euro, accompagnato da volatilità e volumi, dovrebbe permettere al titolo il ritorno verso 9,7 e 10,2 euro. A ribasso invece la rottura del supporto chiave a 8 euro darebbe un segnale negativo, con possibili ricadute verso 7,5 e 7 euro. Scopri gli strumenti di trading di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it o chiama il numero verde 800 01 11 22. Calata in area stabile di Enel che dai minimi di maggio a 5,71 euro ha effettuato un poderoso rimbalzo, arrivando a pochi passi dai 8,28 euro. Era di resistenza chiave anche per la presenza della ex trend line rialzista di lungo corso. Con il superamento di 8,28 euro, il titolo potrebbe tentare un assalto ai massimi storici, 8,61 euro, toccati lo scorso 19 febbraio. In caso di debolezza, invece, il primo supporto si colloca a 7,80 euro. La rottura potrebbe innescare accelerazioni a ribasso verso 7,43 e 7 euro. E questo è il supporto chiave da conservare, dove passa anche la media mobile di 100 periodi, per evitare un peggioramento del sentiment sul titolo. Scopri i cover warrant con le put di Unicredit su www.investimenti.unicredit.it.